Ciao amici, sono Gian dal 36 e torniamo a parlare di Iron Studios e di Avengers Endgame. Oggi è la volta di Hulk. Va detto subito che la versione che abbiamo visto nel film non è il classico Hulk, ma una sua rivisitazione. In Avengers Endgame è presente una nuova versione che unisce Bruce Banner e Hulk, quindi l'intelligenza del primo e la forza del secondo. Questa interpretazione in realtà viene dai fumetti ed è chiamata Professor Hulk. Va anche detto che nei fumetti le entità che compongono il Professor Hulk sono tre: Bruce Banner, l'Hulk verde, come lo conosciamo, e anche la versione con la pelle grigia, sempre di Hulk, più intelligente ma un po' meno forte. Ma oggi andremo a scoprire questa nuova statua dedicata a questo personaggio, sempre fatta da Iron Studios e sempre in scala 1 a 10. Bene, andiamo a vedere la scatola velocemente. Davanti c'è l'Hulk, dei lati, come vedete, c'è l'Hulk in versione statua, come verrà poi alla fine, sempre più o meno uguale come quando abbiamo visto Thanos, e davanti lo stemma degli Avengers. E ora andiamo ad aprirla e vediamone subito il contenuto. Andiamo a scoprire da cosa è composto il nostro Hulk e iniziamo come sempre dalla base. Allora, mazza quanto pesa ste basi. Questa è la base su cui andrà la statua. Pesante, meno pesante rispetto a quella di Thanos, ma comunque sempre con la descrizione sotto. Avengers Endgame, Hulk, Iron Studios, Marvel. Ricordo che questa è un'azienda brasiliana. Poi abbiamo il corpo completo, il nostro Hulk. Andiamo ad aprire anche questo. Mazza quanta carta. Ed eccolo qui. Poi inquadrerò meglio la testa da più vicino. E infine il braccio. E questi sono solo tre pezzi, quindi assemblarla sarà molto veloce. Questa invece è la sua base, come vedete, con le rocce fatte molto bene. Qui è il perno dove poi andremo a mettere Hulk. La giriamo nell'altro senso. Praticamente sembra quasi che Hulk sia atterrato e praticamente atterrando abbia completamente aperto le rocce, c'è questo impatto. Come di un salto, diciamo, e tutto questo è ricreato molto bene. Poi, vabbè, c'è la parte sotto che è la classica Iron Studios. Vediamo le varie scritte, appunto, Avengers Endgame, Hulk, Iron Studios, Marvel, eccetera, eccetera. Quindi detriti un po' dappertutto, e comunque, come tutte le basi, tende ad essere abbastanza pesante. Questo invece è il corpo completo, manca solo il braccio che aggiungeremo dopo. Molto bello l'effetto anche sporco che c'è un po' dappertutto. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Molto bella la divisa, la tuta, muscolatura perfetta, come sempre. Andiamo a vederlo in ogni suo angolo, poi lo vedremo. Le mani fatte molto bene, parte dietro della schiena, anch'essa scolpita veramente a regola d'arte. In particolare quello è il perno dove poi andremo ad incastrare nella base. Appunto questa statua, piedi anche quelli fatti molto bene, e quindi devo dire un ottimo lavoro di Iron Studios per quanto riguarda questo Hulk. Ok, questo è il braccio, bellissimo sempre questo effetto sporco anche sul pugno, è a calamita quindi va dentro senza nessun tipo di problema. Va anche detto che questa statua ha anche una versione exclusive, cioè ne esiste una con un braccio supplementare con su anche il guanto di Iron Man, quello famoso con su le gemme dell'infinito. Io ho preferito non prenderla perché questa versione ce l'ho già con Black Panther e quindi mi sembrava inutile. Benissimo, e adesso andiamo a montarla. Ovviamente come prima cosa va posizionata la base con tutte le sue belle rocce. Dopodiché andremo ad appoggiare il suo Hulk sopra, incastrando il perno del piede, come avete visto prima nel body, dentro appunto la base, e per finire,
si andrà a posizionare il braccio a calamita semplicemente in questa maniera qui. E così abbiamo composto il nostro Hulk da Avengers Endgame. E ora andiamo a vederlo in maniera più approfondita. Bene, ed eccoci qua. Allora, dico subito che a questo Hulk io do un bel 9. La statua è fatta molto bene e andrà ad arricchire quella che sarà la battaglia finale che andremo poi a comporre. È inutile dire che come tutte le statue Iron Studios è fatta con enormi particolari e con grande qualità. Ma adesso spetta a voi. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto un bel like, condividetelo sui social, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video, soprattutto quelli di Iron Studios. Io come al solito vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, state senza pensieri. Ciao, a presto!